Zombie apocalypse. Ciao ragazzi, ben ritrovati sul mio canale. Oggi vi porto un estratto della mia ultima Weekend League. Infatti, prima di dare l'arrivederci a FIFA 18 e di pensare a FIFA 19, volevo disputare un'ultima Weekend League per chiudere con un buon risultato. Infatti, ho concluso con 36 vittorie, il che mi garantisce la top 100 settimanale, quindi giovedì state sintonizzati che andremo ad aprire i premi. Due sconfitte sono arrivate contro due pro, ovvero Megabit ed Ajax Dani, al termine di due partite davvero belle che appunto vi porterò sul canale, e la prima la vedremo proprio oggi. Infatti andremo ad analizzare la partita contro Megabit, il campione in carica dei playoff di Amsterdam. Eccoci subito in partita, vediamo che lui sbaglia in uscita un appoggio con Bale, recupero palla ma col fenomeno tiro a giro contratto. Ancora mi faccio vedere dalle parti della sua area difensiva con questa solita azione manovrata, scambi tra Son, Gullit, poi dentro la palla verso Ronaldo, ancora per Son, lui qui con Maldini, mi chiude alla grande, fa veramente un miracolo. Passano 5 minuti a lui questa occasione, scambia tra Ronaldo e De Bruyne. De Bruyne col piattone mi fulmina, qui ho commesso un errore perché ho fatto stringere un po' troppo la difesa. Sul finire del primo tempo commetto un altro errore, infatti vediamo che lui cerca proprio di farmi uscire col difensore centrale, qui con Ferdinand tirato troppo in avanti riesce a bucarmi per la seconda volta con il fenomeno che insacca. Però non è finita qui, perché nonostante voi state vedendo comunque gli highlights, una partita veramente equilibrata, lui trova ancora una volta il giusto varco dopo un minuto per chiudere la prima frazione di gioco sul 3-0, ma non vi preoccupate perché la partita non è per niente finita qui, visto che, lo sapete, non mi arrendo mai, anche se qui lui ha veramente una palla clamorosa per chiuderla, il fenomeno si divora un gol assurdo. Adesso tocca a me reagire, anche se comunque stavo attaccando, però non riuscivo mai a concretizzare. Qui palla dentro verso Suarez, che col piatto incredibilmente anche lui si divora un gol già fatto, ma è solamente il preludio al gol che arriva qualche minuto più tardi con questa azione, palla verso Bale, prende la mira e col mancino fulmina De Gea per la rete che vale il 3-1. Ancora in avanti questa azione con tiro a giro del fenomeno contratto, lui qui vuole gestire troppo la palla, con Ronaldo faccio un recupero clamoroso, tiro a giro e viene salvato da De Gea, poi Son, Shaolin Soccer per lui, mette KO De Gea e Neymar in sacca per la rete del 3-2. Ancora in avanti qui con Neymar vengo chiuso, Gullit recupera ottimamente la palla, c'è lo scambio tra Suarez e Son, ancora Suarez prova il tiro a giro, peccato, anche qui rimpallato. Intanto lui rimane in 10 per l'espulsione di Lozano, col quale mi ha fermato un contropiede possibilmente letale, ancora qui con Maldini, lui si mette davanti al tiro e mi impedisce di trovare la rete del pari. Minuti finali, vediamo questa sua azione con De Bruyne, qui bella la finta, mi manda un po' al bar col fenomeno, prova questo giro che viene deviato in calcio d'angolo, lui adesso appunto cercherà di gestire il pallone come giusto che sia, con Sergi Roberto mi prende a spallate tutta la difesa, poi cerca questa imbucata, ancora un tiro da fuori che non impensierisce De Gea, che mette facilmente in angolo. Andiamo a vedere quest'ultimo calcio d'angolo per lui con Sergi Roberto che fa da pivot per Gullit, ma non c'è più tempo, la partita finisce qui, dunque 3-2 per Megabit. Eccoci ragazzi, quindi spero che la partita vi sia piaciuta, è stata veramente intensa e come spesso accade ad alti livelli è stata decisa da episodi. L'ho beccato, mi pare che ero sul 26-0, quindi è stata anche una sconfitta che ha pesato, in quanto quest'anno 40-0 non l'ho mai fatto e ci speravo questa settimana perché stava andando bene. Comunque fa niente, perché è tutta esperienza, tutto allenamento che mettiamo da parte per l'anno prossimo. Io vi saluto e vi do appuntamento a venerdì con l'apertura della top 100 settimanale. Ciao ragazzi!